Ci troviamo all'interno del Teatro Persiani di Recanati, ultima serata per vedere i 18 finalisti di Musicultura e immancabilmente abbiamo con noi Roberta Giallo che a distanza di un anno la ritroviamo ben volentieri. Nel frattempo un anno ha macinato tante, ma tante, ma tante cose, ma soprattutto abbiamo delle news fresche di giornata, giusto? Freschissime perché stanotte, cioè tra il 25 e il 26, è uscito il mio nuovo album. Ce l'ho, guarda, Reminiscenze. Sono molto innamorata di questa copertina. Ringrazio il grafico Valerio Mengoli. E poi è uscito anche il videoclip dell'ultimo singolo che lancia l'album, Voce al Bene, che è un featuring con Samuele Bersani. E anche il video, secondo me, merita. Quindi vi invito a guardarlo, a vederlo, ad ascoltare la canzone chiaramente. Poi lo linkiamo sicuramente, ma questo album da cosa e come nasce? Allora, Reminiscenze perché? Perché appunto è un album che pesca dalle stanze del passato. Ci sono canzoni che ho scritto anche più di 10 anni fa, ad esempio il duetto con Samuele Bersani era un brano che avevo scritto credo nel 2012, più o meno quando Samuele mi chiamò a mettere i cori nel suo album Nuvola numero 9. E allora al tempo poi finite queste registrazioni mi disse cosa posso fare per te, mi piacerebbe aiutarti e io gli proposi di cantare questo singolo. E questo per dire è una reminiscenza. Ma ci finisce dentro anche il pezzo La città di Lucio Dalla che avevo scritto insomma dopo l'addio di Lucio che tanto insomma mi aveva destabilizzato. Ma non solo, ci sono canzoni poi che pescano appunto anche dall'infanzia, dal curriculum. E poi la cosa che mi piace dire, sicuramente ci sono i ricordi del passato, ma ci sono anche i ricordi dell'anima, no? Reminiscenze, io sono un po' platonica, no? L'anima ha contemplato in un'altra, nell'eternità, le idee. E io credo che in alcune canzoni ci siano confluiti questi sogni. Mi piace pensare delle visioni e sogni che appartengono, diciamo, a momenti della vita dell'anima. E poi, insomma, chi vuole, penso che da solo può percepire quello che voglio dire. Questo è un po' il concetto di reminiscenze. Roberta ci ha abituato a una vasta gamma di interpretazioni, di prove, anche di sperimentazioni, se vogliamo così Sì, dirle, sì, sì. a cui lei è molto legata. In questo album troviamo questo o un album più Ma tradizionale? io credo che chi ha nell'animo un certo modo di approcciarsi alle cose comunque lo mantenga sempre. Io sono un esperimento vivente, ma perché amo l'improvvisazione. Quindi anche se mi porto dietro, chiaramente ormai è tanti anni che faccio questo lavoro e prima di farlo lo suono, no? È bello anche che ci siano un po' di rumori, no? Quindi volevo dire, però, il mio approccio è sempre quello: è sempre quello della prima volta. Quindi, questo è un album dalle sonorità più pop rock per certi aspetti, anche se ci sono poi gli archi bellissimi di Valentino Corvino, in Voce al Bene, ad esempio, però, pur essendo un album che quindi proprio per sua natura pop rock. Vuole arrivare magari a un pubblico più ampio, no? Infatti ho detto che questo album mi piacerebbe fosse amato dai bambini, dai vecchi, oddio, e da quelli nel mezzo. E quindi forse c'è questo, no? Che può essere percepito come cosa, ma non più lineare, perché la follia, quel folletto magico che mi abita, comunque si rivela. Quindi io vi dico, ascoltatelo, perché quando mi chiedete che genere è, non lo so, è sempre un'alchimia di elementi e l'ispirazione c'è sempre. Diverse collaborazioni, quelle che stanno lasciando perdere Lucio Dalla, Certo, che ormai ormai abbiamo l'abbiamo detto, sviscerato. ma una collaborazione che ti ha dato, da cui hai carpito parecchio. Beh, guarda, sicuramente in quest'album c'è anche due brani sono stati arrangiati da Corrado Rustici, insomma, straordinario musicista e arrangiatore in California, perché sono proprio passata in California io nel 2018 e 19, prima che accadesse, ahimè, quell'interruzione per tutti. Io con il mio Astronave Gialla World Tour, questo tour promosso da SIAE, ho avuto l'onore e il piacere di andare un po' in giro per il mondo, in Oriente fino a Los Angeles. E facendo tappa a Los Angeles ho proprio conosciuto di persona Corrado Rustici, che in realtà poi avevo già visto a Milano, e lì ho registrato la voce di Curriculum e Ci saranno gli alieni. Quindi c'è anche un influsso californiano in questo album, mi piace dire, perché parte è stato arrangiato in Italia da me e Gianluca Gadda. Parte da Corrado Rustici, poi c'è un altro brano che è uscito prima, che è stato arrangiato da me, Enrico Dolcetto, con cui già avevo collaborato.
Quindi è un album, come dicevo, che ha dentro un po' di mani, è un album più collettivo forse, ecco, rispetto al passato. Infatti anche il videoclip del brano Voce al Bene, ci sono molti figuranti, è un'opera che mira non solo a raccontare di me, ma proprio a raccontare anche gli altri. Chiudiamo con, ovviamente siamo nel teatro Persiani per Ma è ascoltare, meraviglia! abbiamo sentito dei rumori perché hanno fatto E va le varie bene. prove e ci sta perfettamente perché il bello è anche questo. Te hai già ascoltato tutte Beh sì, avendo preso alla parte giuria. alle selezioni alle audizioni live, ho già ascoltato tutto e devo dire già ieri sera, la prima sera, è stata una grande emozione. Ho detto abbiamo fatto un bel lavoro perché ascoltare tutti questi artisti e poi così diversi tra loro, ma con un'identità precisa e forte, è stato veramente un momento per perché usciva il disco, ero anche stressata, quindi mi sono rilassata. E stasera sicuramente credo che troveremo un'altra bella serata di musica, varia, sentita. E devo dire, ecco, cioè sono molto preparati questi artisti e hanno la loro cifra, quindi sarà un piacere Non ascoltare ti faccio la tutti questi domanda insieme. per chi tifi, perché sarebbe assolutamente No, ma ingiusto. poi guarda, dico la verità, anche se ognuno di noi, magari, C'è sai, un ognuno può preferito? avere, però si rinnova anche il giudizio, perché tu giudichi chiaramente, no, da un'esibizione. E quando li rivedi alla fine, poi i ragazzi nel No, è frattempo, vero. insomma, gli artisti si sono anche magari riassemblati con arrangiamenti un po' nuovi proprio per prepararsi alla finalissima. Quindi ti dico la verità, non ho pensato a quello, ma ho pensato a godermi lo spettacolo e faccio un grande in bocca al lupo a tutti, al di là di chi arriverà, di chi vincerà, di chi sarà vincitore assoluto. Forza ragazzi, perché Poi noi siete... ci rivedremo lo Sferisterio E per beh, le certo, serate finali, questo immancabile ormai siamo tappa. coppia, un tandem. Sì, ma poi si sta bene qua. Io ecco, voglio fare un elogio alla mia sviolinata musicultura, visto che si sta proprio bene. Cioè, è un ambiente che conserva l'amore per la musica, per la cultura e per l'umanità. E quindi anche, dicevamo, il teatro vivo, no? Perché c'è vita qui dentro. E quindi grazie, grazie anche a te, come sempre, per prestare attenzione alle mie cose, che sono sempre tante. Sono Dai. tantissime, ma va bene così. Grazie, sì. Dimostri argento vivo. Ecco, ragazzi, ve lo rinquadro, vi faccio vedere Assolutamente. reminiscenze, potete ascoltarlo chiaramente in digitale, esiste però anche il fisico, quindi insomma, come volete. E grazie per averlo ascoltato già tanto, perché ho scoperto che questo disco, considerando già i brani usciti prima e quelli usciti stanotte, ha già superato le 100.000 stream, che per me insomma è un risultato grande da indipendente quale sono. Quindi, ecco. E ci siamo. Perfetto. Un abbraccio. Vi Ciao. voglio bene, ciao! Ciao, ciao.